Il 25 maggio ad Aidone si vota per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Cinque i candidati a sindaco. Siamo ospiti di Sorsi d'Autore ed è con noi il professore Nino Costanzo, diverse volte candidato a sindaco, presenta una lista Partito dei Siciliani. Ha designato come assessori Andrea Campo, Tiziana Gagliano e Alessandra Leanza. Professore, per lei come per gli altri, 12 minuti a disposizione, risponderà a delle domande uguali per tutti e alla fine avrà un minuto per fare un appello ai suoi concittadini e dire perché dovrebbero votarla. Iniziamo con il tempo e le pongo la prima domanda. L'arrivo della Venere non ha inciso sull'incremento turistico come avrebbe dovuto. Quali sono stati gli errori e cosa si può recuperare? In tempi non sospetti, io avevo detto che Morgantina, unitamente anche alla stessa Aidone, sono sfiorati appena appena nelle carte geografiche e eliminate completamente dalle vie turistiche. Non solo. Ma avevo detto che Aidone non può decollare solo con Morgantina e con il centro siculo ellenizzata dei resti appunto di Morgantina. Aidone, essendo nell'ambito delle aree dell'interno della Sicilia, è un centro agricolo. Lei sta preannunciando le mie domande. Io voglio essere corretta come è giusto che sia. Parliamo di Venere. Vuole parlare? Perché lei praticamente mi preannuncia le domande. Se vuole la lascio parlare, però No, così. come Allora, vuole. quindi, cosa sono stati gli errori? Quali sono stati gli errori? E cosa si può recuperare relativamente all'arrivo della Venere? Di agricoltura ne parliamo dopo. Prego. Allora, la Venere da sola non può decollare o non poteva decollare perché i bronzi di Riace ci hanno insegnato che il flusso turistico è durato per 5-6 mesi. Allo stato delle cose, per chi conosce le vicende della Calabria e in particolar modo di Reggio Calabria, i bronzi di Riace non hanno portato nessun apporto turistico. Ho Il compreso, quindi boom c'è stato per 5-6 mesi, poi è ho finito. capito. Allora Questo. io a questo punto, comprendendo il suo pensiero, le pongo subito la seconda domanda. Il turismo di Aidone non è solo la Venere, quindi cosa ha programmato per sviluppare il turismo in maniera completa ad Aidone? Mi parli del turismo in generale? Allora, è chiaro che nell'ambito della Sicilia. È chiaro che non possiamo parlare di una guerra tra poveri, però certamente noi non possiamo competere né con Taormina né Certo. con Cefalù, perché sono centri più rinomati e poi perché sono dei centri rivieraschi. Quindi l'interno della Sicilia, per il sistema viario, ed essendo deficitario, ci sono delle carenze strutturali. Vedi la strada statale 288 e le strade provinciali. Apro una parentesi e immediatamente la chiudo. Se anche nell'ambito della provincia di Enna si fosse provveduto a fare qualche strada di meno in meno attorno ad Enna, sicuramente gli interventi sarebbero stati più risolutivi a favore di Aidone e non solo di Aidone. Quando dico Aidone, dico anche dei centri viciniori, come per esempio Piazza Armerina e perché no, anche con Caltagirone, perché la strada provinciale che si diparte da Aidone per andare verso Mirabello in Bacri è una strada che sinceramente non permette il transito di due veicoli in senso opposto. Bene, quale altro settore ritiene essenziale per favorire lo sviluppo economico di Aidone, oltre al turismo? Quindi cosa bisogna? Allora, anche ai tempi di Morgantina, la cerealicoltura era
era un fattore predominante. Tra l'altro, anche nell'ambito del grano, è uno dei 7 cultivar presenti a livello non europeo, a livello mondiale. E quindi alla base di tutto c'è sicuramente l'agricoltura, in senso largo, nel senso che si dovrebbe estendere il tutto anche sulla zootecnia, perché per esempio l'allevamento degli ovini è strettamente legato alle aree dell'interno della Sicilia. Tra l'altro, la chiave di lettura della ovinicoltura è in stretta colleganza con le strutture portanti, ovvero dei ricoveri degli animali, perché in questo ambito sono le strutture che non si sono ammodernate. Ecco perché l'ovinicoltura in particolare, ma la zootecnia in generale, è in stretta colleganza con l'agricoltura. Tra l'altro, l'agricoltura assieme alla zootecnia potrebbe portare un qualcosa in più, perché il territorio ce lo permette, per favorire gli agriturismo. E gli agriturismo, sicuramente qua ci sono dei prodotti locali che dovrebbero essere migliorati e sponsorizzati. Ho capito. Tra l'altro è strano che per esempio Aidone, che ha oltre 150 fogli di mappa, mentre Raddusa ha appena 13 fogli di mappa e Valguarnera appena 14-15 fogli di mappa, a Raddusa si fa la festa del grano. E questo è, capisco che guardiamo, diciamo così, all'Europa, però io sono fortemente legato alla municipalità di Aidone ed è grave che ad Aidone non si è mai sponsorizzata la festa del grano. Allora, passiamo a un altro argomento. I cittadini si lamentano della burocrazia comunale. Qual è, a suo parere, sono i punti deboli? Cosa bisogna fare per evitare questi momenti, questi punti deboli? Non sono stato mai apprezzato io dagli impiegati comunali. Io, per gli impiegati comunali, dovrebbero capire una volta per tutte che gli impiegati comunali restano, gli amministratori praticamente transitano, passano. Quindi, secondo me, la chiave di lettura degli impiegati comunali è quella che si debbono responsabilizzare ulteriormente. Però è chiaro che non si può pretendere alla luna dagli impiegati comunali quando, per esempio, non si dà anche un minimo di un qualche cosa in più, magari per sentirsi realizzati, migliorati. E sicuramente, per esempio, non si sono fatti mai dei training leadership education per cercare di valorizzare ulteriormente, diciamo così, gli impiegati comunali. Tuttavia devo dire che rispetto agli anni precedenti c'è stato anche un salto di qualità, tant'è vero che, per esempio, in nome della mobilità interna, devo dire che i servizi sono fortemente migliorati. Bene, come intende realizzare, invece organizzare i servizi sociali di sostegno ai ceti più deboli e disagiati, considerando le forti contrazioni economiche che ci sono state nelle casse comunali? Allora, a prioristicamente io già ho detto che rinuncio all'indennità stipendiale come sindaco, però non è questo il problema, non è questo solo. Perché sicuramente ci sono dei presupposti per cercare di bussare, non in zona Cesarini, ma programmare, perché la programmazione è molto importante. Ora, è chiaro che ci sono dei fondi europei che ci permettono, vuoi per l'acquisto degli auto, vuoi per la questione, diciamo così, del sistema viario interno, ci sono tutti i presupposti per cercare di venire incontro agli anziani. D'altra parte, gli anziani assieme ai giovani si debbono
coniugare assieme, perché l'anziano ha bisogno del giovane e il giovane ha bisogno anche dell'anziano. Allora, parliamo di scuola. La scuola che posto occupa nella sua programmazione e come intende risolvere le problematiche più importanti della scuola? È chiaro che io, oltre a essere un libero professionista come agronomo forestale, sono anche un docente di ecologia ambientale, ecologia agraria e tutela ambientale. E quindi c'è praticamente gioco in casa, essendo un insegnante presso l'Istituto Agrario. Tra l'altro io sono stato anche, oltre a essere stato per alcuni anni il responsabile della sede di Aidone, sono stato anche il progettista del corso serale, quindi questo è un dato di fatto. Però io ho intenzione e in itinere la progettazione di un corso di agrotecnici laureati. Praticamente ci permetterebbe di avere un corso universitario gestito nell'ambito della istituzione scolastica. Quindi questo è un punto di partenza, senza dire che, essendo che gli agrotecnici, allo stato delle cose non c'è un ordine professionale, anzi in questo momento l'ordine professionale è gestito a Capo d'Orlando ed è un collegio interprovinciale, in Messina. Per esempio Aidone si potrebbe prestare ad essere sede naturale come albo degli agrotecnici. Ma non so. Il tempo è quasi scaduto, quindi io passo immediatamente alla prossima domanda, vorrei porle tutte. Brevemente, può parlare della sua squadra? La mia squadra c'è praticamente, io, siccome c'è stato il professor Andrea Cambo dell'Istituto Agrario, e sicuramente è stato anche mio collaboratore presso l'Istituto Agrario, e siccome rappresenta un uomo di fiducia, sicuramente è quello che in un certo qual modo sarà responsabilizzato ancora di più, perché è chiaro che io il sindaco non lo farò ad Aidone se eletto, io il sindaco lo farò a Palermo, lo farò a Enna, lo farò a Roma, perché è chiaro che io c'è praticamente, sicuramente farò, quando sono ad Aidone farò il sindaco al municipio e in qualsiasi viuzza, però è chiaro che io non starò a guardare per non vedere, ma andrò personalmente nei luoghi più appropriati. Il tempo è finito, ha a disposizione la videocamera per dire ai suoi concittadini perché dovrebbero votarla. Io le lascio 30 secondi di un'ulteriore domanda e poi faccio l'appello in 30 secondi. Se non fosse, l'ultima domanda che non le ho posto è: se non fosse candidato, chi voterebbe degli altri quattro? Avrei l'imbarazzo. Nome. Mi dica il nome e poi fa l'appello. Avrei l'imbarazzo della scelta. Io, diciamo così, ho stima di quasi tutti i candidati a sindaci. Allora approfitto di questa mia risposta e dello stesso tempo della domanda per dire che se io non sarò, spero di essere una volta per tutte eletto come sindaco. Perché dovrebbero votarlo? Lo dico. Precisando che qualora non fossi io il sindaco, io rispetterò il sindaco per tutti i 5 anni e me ne starò solamente in disparte, approfittando del fatto che c'è praticamente, mi riposerei e spererei sempre in un futuro migliore per Aidone. Mi dovete votare perché io sono una persona che molto probabilmente sono determinato, magari di più mi dicono che ho un carattere un po' bruttino, ma chi ha carattere sicuramente ha, di solito si dice nel gergo comune, che ha un brutto carattere. Io ho carattere e sicuramente questo carattere lo difenderò a spada tratta nell'interesse e per Aidone.
Grazie, abbiamo fatto conoscere un po' meglio il candidato a sindaco, il professore Costanzo, e adesso, prima di concludere, professore, ci gustiamo questi antipasti che ci hanno preparato gli amici di Sorsi d'Autore. Grazie per averci seguito.